Giovani amici di It's Logo Time, ben ritrovati. Oggi si parla di un logo nato alla fine degli anni 90 che ha rivoluzionato completamente il nostro modo di vivere. Ed è il logo di Gulu Gulu! Ma prima, sigla! Correva l'anno del 1998. Durante la fine di quest'anno, si arrivava verso la fine degli anni 90, quindi all'inizio degli anni 2000, e la gente iniziava già a pensare, l'inizio degli anni 2000, catastrofi, non è successo niente. Il 4 settembre del 1998 viene fondata Google, e nasce come motore di ricerca, ma che poi negli anni si è evoluta in tutto. Partiamo con i loghi. Allora, il primo che viene usato lo crea Larry, uno dei due fondatori, con GIMP, che è un programma di fotoritocco free su Google, appunto, su internet. E come vediamo, si vede che è una cosa fatta alla fine degli anni 90 ed è fatta, tra virgolette, un po' a casaccio, la bene meglio. Cioè, questo logo qua, il primo, l'ho usato dal settembre 97 al settembre 98, quindi un annetto pieno. Poi, dal settembre 98 all'ottobre 98, ne viene ridisegnato una versione che è sicuramente più grafica, quindi abbiamo queste lettere pompose, come se uscissero fuori, un po' di ombreggiature per far sì che si veda bene, ma non è questo quello che fa fare la svolta all'azienda americana. Difatti il logo che fa cambiare tutto è questo. Noterete che c'è un punto esclamativo. Questo punto esclamativo è un chiaro rimando a Yahoo, che era già nato ed era già presente sul web come motore di ricerca. Quindi la designer Ruth Kedar, che si occupò appunto di ridisegnare questo logo, si ispirò, come ripeto, a Yahoo e utilizzò i colori primari. Quindi abbiamo l'azzurro, rosso e giallo. C'è un piccolo dettaglio. Una lettera è verde. Perché? Questa lettera verde, secondo la graphic designer che l'ha disegnato, dovrebbe rappresentare una sorta di irriverenza, o comunque di essere diversi rispetto al mondo. Mettiamo la stessa ombreggiatura che c'è dietro, è voluta, ovviamente, cioè, è voluta perché doveva dare una sensazione ancora maggiore di uscita e per essere messa ancora più in risalto sulla pagina bianca. Arriviamo a quello che verrà usato per più tempo, perché viene usato dal 99 fino al 2010. L'ombreggiatura viene aumentata, viene accentuata, le lettere diventano più snelle e viene introdotta anche questi punti luce in determinate lettere, che vabbè, comunque non guastano. E quindi veniamo agli anni 2010, che vanno dal 2010 al 2020. In questi anni il logo viene rivisto per ben tre volte. Il primo, che va dal 2010 al 2013, dove rispetto a quello dell'anno, a quello precedente, perde l'ombreggiatura di fondo, viene aggiunta però all'interno della scritta. Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Dal 2010 al 2013 viene usato questo. Dal 2013 al 2015 viene cambiato nuovamente e diventa completamente piatto. Quindi tutti i colori sono piatti. Perdono l'ombreggiatura, perdono i punti luce, diventa una cosa molto piatta, molto elegante, introdotto all'inizio, no,
verso la fine del 2015, che è questo qua. C'è un netto taglio al passato, si cambia fonte innanzitutto e le lettere attuali perdono tutte quelle punte, quelle cose un po' particolari che contraddistinguevano Google in passato, e diventa una font pulita, chiara, leggibile. La chicca, prima di passare alle conclusioni, il logo attuale è un metalogo, è un logo interattivo, perché in base al servizio Google che si sta usando cambia. Un concetto che mi verrà poi ripreso da tante altre aziende. Ok, anche il racconto sulla storia dei loghi Google è giunto al termine. Come al solito, io vi do appuntamento ad un prossimo interessantissimo video, sempre qui su It's Logo Time. Ciao ragazzi!